Oggi in città c'è la triste esibizione di Renzi assieme ai Boy Scout. Sarà meglio pattugliare la zona. State calmi, questo strazio finirà presto! O meglio, ci vorranno circa una ventina d'anni di regime renziano, ma poi finirà lo strazio! Oh, un momento, non scappavano da quei mocciosi ipercattolici. È successo un casino allo zoo. Mamma, aiuto! Non voglio morire ora! Non ho ancora visto gente come gli Utopi invecchiare, dimenticata da tutti! Ecco qua! Lol, lol, finalmente abbiamo scoperto il coccodrillo come fa... Ah no, un alligatore. Bene, ora che ho risolto questa brutta faccenda, posso andare a casa a riposarmi giocando a Donkey Kong Country. Oh, cribbio, perché non succede mai la stessa cosa quando parlo di Sasha Grey? C'è poco da applaudire. Ho fatto una figura peggiore di Zero Calcare che prova a parlare italiano. E ti serva da lezione, brutto pezzo! Dannazione! La mia allergia ai primati ha colpito ancora. Devo andare a prendere un antistaminico. Sì, sei bravo, proprio come ricordavo, parcheggiatore. Ma il mio piano di terrore e devastazione in città non è ancora finito. Anzi, è appena cominciato. Vediamo come te la caverai. Discarica abusiva. Uscita lato destro. Guardate, uno zingaro! Ruberà i nostri portafogli! Levati dal cazzo! Ehi! Quello zingaro ha rubato il mio lavoro di tutto riposo! Ora guiderò io questa metro. Vediamo se i problemi di fisica sui treni che ho fatto fino alla nausea servono a un cazzo di qualcosa. Devi muoverti, parcheggiatore, o moriranno un sacco di persone. Sono sicuro che stai già arrivando da me. Non sarai certo in giro a cazzeggiare. Ah, ok, devo trovare qualcuno che ripari quella merda di pick up a blaster e poi comprare i cereali per la colazione. Dannazione! Devo prima fare qualcosa per questa allergia. Mi serve un antistaminico. Oh, salve signor Diabolic, come posso aiutarvi? Ho bisogno di un antistaminico per la mia allergia ai primati. Oh, ma certo, dovrei avere del Claritin scaduto lì, dietro gli anelli che vibrano e le ziguli. Bene, allora vi servo da... Schifo! Ho il costume pieno di farina per celiaci! Ma che succede? Aiuto! La metro è fuori controllo! Moriremo tutti! Come direbbe Giacomoni, ho una gran voglia di suicidarmi. Levati dal cazzo anche tu! La mia brama di morte e distruzione non sarà pagata tanto facilmente. Oh, merda! Non voglio morire vestito come un coglione! Ragno uomo, mi sembrava Rey Mysterio. Tranquilli cittadini, ci pensa il vostro amichevole di quartiere Ragno uomo. Me? Tu dove credi andare, eh? Io sono del fronte animalista, tu non vorrei mica fare del male a una povera lucertola solo perché sta dirottando tutti i treni della metro. Gli animali hanno il diritto di vivere, tu non ti devi permettere, capito? Signora, quella lucertola sta mettendo a rischio la vita di centinaia di persone.
Allora, vale più la vita di un animale che la vita di un uomo, visto che allo zoo hai fatto pure del male a quel povero gorilla. Io sono contrario a queste cose, per me. Io mi devo... Non si preoccupi, signora. Questa è vera tela di un vero ragno nel totale rispetto della mia. Ho sempre sognato di farlo a un rompipalle animalista, ma ha nominato una lucertola. Significa solo una cosa. Il professor Connors è tornato a vestire i panni del rettile. Bene, lo affronterò personalmente. Professore! Non dovrebbe essere a casa a far finta di correggere i compiti come tutti i suoi colleghi? Finalmente sei venuto a prendermi, ragno. Come mai sei di nuovo trasformato nel rettile mangia persone? Mi sono sentito tradito, Pietro. Tu, il mio allievo più promettente, uno studente eccezionale. L'anno prossimo te ne andrai all'università lasciandomi solo. Si chiama crescere, prof. Dovrebbe provarlo anche lei, invece di lamentarsi solo perché qualche bullo le dice che è nano in quanto tale ha il cuore troppo vicino al buco del culo. Ma mi hanno anche tagliato un braccio per puro divertimento durante l'occupazione. Mi è ricresciuto solo grazie al DNA del rettile. Dettagli. Ora basta, prof. Questo casino deve finire. E ora devo fermare questo treno, dunque... Qual è il tempo di frenata necessario a far sì che un mezzo che viaggia alla velocità di... Vorrei aver prestato più attenzione ai problemi di fisica. Usiamo questo metodo. È più doloroso che vedere per intero un video di Favijay. Hai sottovalutato la mia forza, Pietro. Ora è tempo di separarci, ma la nostra lotta... continuerà a sollazzarmi per un bel po'. Ci vediamo. È impossibile combattere con gli occhi rossi e la maschera piena di muco. Devo prima fare qualcosa per la mia allergia. Una bella visita dal dottore. Ecco quello che ci vuole. Lol, mi sono dimenticato di togliermi il costume. Dovrei prenotare una visita. Cognome e nome? Uomo ragno. Molto bene. Le ricordo che per 120 euro mensili in più può avere il medical pass che le permetterà di saltare la fila dei vecchietti che si piazzano qui dalle 6 del mattino. Ci farò un pensierino. Molto bene. Inserisco una firma finta a nome suo per dichiarare che non farà causa alla struttura in caso di epatite C o morte. Chi è l'ultimo? Ehi, vi piace se leggo questa rivista? Di solito in roba come questa ci trovi un sacco di VIP spogliacelle in topless. Con il mio ultra condizionatore atmosferico sarò in grado di cambiare il clima e far piovere sulla città. Come se quest'estate non avesse già un tempo di merda. Bene, presto il clima cambierà così radicalmente che questo posto diventerà ospitale solo per rettili e altre creature selvagge. Altro che scie chimiche alla faccia vostra, grillini di merda. È un onore per me poterla curare, Diabolik. Ma per Dio, non sono Diabolik! Se volessi essere un fumetto di merda italiano, preferirei Dylan Dog. Sembra messo male, eh? Mi faccia controllare la gola un attimo, eh? Dottore, non per insegnarle il mestiere, ma non dovrebbe prima sollevarmi la maschera? Io che ne so, non sono un vero medico, ho ottenuto questo lavoro presentando una laurea finta, ma guardi il lato positivo, eh. Sarebbe? Pratico aborti clandestini nei cessi dell'autogrill. Cara vecchia sanità italiana, urlano là fuori. E io ho tempo solo per un super cattivo alla volta, dottore, sarà per la prossima, eh? Che scherzo è questo? La città è invasa da rettili e piante amazzoniche. Sembra un film uscito da una scopata fra Mark Webb e Joel Schumacher. Dite a quella stronza che non vedrà un centesimo in più da alimenti. Giovanni Giona. Anche tu vittima dello scherzo di Connors alla città?
Cosa? Pensavo fosse uno scherzo della mia ex moglie. Che aspetti? Liberami, idiota! Ti libero solo se la Gazzetta Quotidiana scrive un articolo su di me. Piuttosto la morte! Come preferisci. No, aspetta, va bene, avrai quello che vuoi. Ecco fatto. Come no, scriverò un articolo su di te e sul tuo nuovo amore per Vladimir Luxuria. Lol, mi ha trollato. Ora devo fermare quello stupido muso verde. Chissà dove si è cacciato. Più vicino di quanto pensi, ragno. Ehi, che diavolo fai? Stai infrangendo diversi copyright. Muori, maledetto. Se cado io, cadi anche tu. Ne dubito. Questa mia nuova trasformazione è molto più potenziata, ragno. Ho in me poteri da rettile in più, fra cui questo. Ah sì? E io invece sono cresciuto guardando le trovate bislacche di Will Coyote. La mega antenna di Radio Maria è in disuso. Sta emettendo radiazioni. Che non sia da qui che Connor sia riuscito a cambiare il clima in favore dei suoi rettili? Che fai? Non manomettere la mia straordinaria invenzione. Sorrida sempre, ciao. Se no che fa, però. Mi boccia? Mi hai sconfitto, ragno. Il mio sogno era battermi con te un'ultima volta. Per questo ho deciso di tornare a essere un rettile. Ma quando mi sono trasformato, la mia parte bestiale ha preso il sopravvento, trasformandomi in un mostro. E scusa, idiota, prof. Anche io convivo con una parte bestiale. Dentro di me c'è sangue animale. Ma non sono un mostro, anzi, cerco sempre di usare i miei poteri per fare del bene e risolvere le cose. Ci vuole tanto a imparare questa di lezione? L'ultima volta la perdonai, prof, sperando che lei ritrovasse la retta via, ma questa volta, mi spiace, dovrà pagare per i suoi crimini e farsi curare. Dottore, lei ha della senape sul suo camice. L'ho visto anche io, Breaking Bad, sì. Parecchio noioso, vero? Non lo so, non ho capito la trama. Comunque, la tua allergia è passata, Diabolik, era solo un malanno temporaneo. Ecco la mia paracetamol, intanto. 1200 euro per una consulenza? Ok, questo sì che è da sentirsi male. Risposta. Che tu sei qui. Che la vita esiste. E l'identità. Che il potente spettacolo continua e che tu puoi contribuire con un verso. Che il potente spettacolo continua e che tu puoi contribuire con un verso. Quale sarà il tuo verso?